Actually. Thank you. My name is Roman Lubinsky. It's digitalization, yeah. My name is Roman Lubinsky. I'm from Poland. I'm Amazon worker. I'm working in warehouse 5 years in Poznań. Lui si chiama Roman e viene dalla Bologna e da 5 anni lavora nel magazzino Amazon di Poznań. I'm a member of trade union Iniziativa Pracownicza, it's grass union who organizes people from Poland. Lui fa parte appunto di un sindacato di base appunto che organizza i lavoratori. And sorry for my English, but still it's better like my Italian. Si scusa per l'inglese, ma è pur sempre meglio del suo italiano. Today we expect to speak with a lot of things, and I think so most of this is focusing Amazon. Oggi abbiamo parlato di molte cose, ho notato che molte cose hanno come focus Amazon. So Amazon is a good example for most of these things we was talking about this conference. Perché credo che Amazon sia un bel esempio di, rispetto a tante questioni di cui abbiamo parlato a questo convegno. Because we Amazon workers feeling like being big machines, so we be like small part of this machine. Perché noi lavoratori Amazon alla fine ci sentiamo come delle piccole parti in questa grande, in questa mega macchina. But we working like physically, but we are working in very big impact about this what happened in internet, because this depends how much work we have, because how much people ordered things that we have that measure. E noi facciamo lavoro di tipo fisico, ma il nostro lavoro dipende da internet, perché è da internet che dipendono poi gli ordini e quindi il lavoro che noi dobbiamo fare. And the same digital system controls us in our workplace and control how fast we're working and how many we're working and clear the speed feedbacks which we get in the work. Appunto il sistema digitale in realtà viene utilizzato per controllarci, per controllare il nostro lavoro e quindi per controllare quanto veloci lavoriamo, in quanti lavoriamo e poi dà anche dei feedback, quindi delle valutazioni, delle risposte che facciamo. And for us it's against for Polish war law and against for European law. Il fatto che questo sistema di controllo digitale è contro la legge polacca e contro anche le leggi europee. And for this we fighting against this system for years, and it's part of our strike referendum which we have now, so we won't delay this. Noi appunto è anni che lottiamo contro questo sistema e adesso abbiamo anche preso un'iniziativa referendaria per distruggere e cancellare questo sistema. Yeah, and it's about migration, so it's about workers migrations. We have like 2 migrations in Amazon. E rispetto alla questione immigrazione, noi abbiamo 2 questioni immigrazione in Amazon. First of this is like interior in Poland immigration, because it's most people who work in Amazon are not from just near city, like Poznań, for example. La prima questione è quella della migrazione interna, perché i lavoratori di Amazon la maggior parte non vengono ad esempio da Poznań, dalla città o dagli intorni. But most of the workers working in our
warehouses are from small villages and small towns who are quite far from the warehouse. La maggior parte dei lavoratori nel suo magazzino vengono da villaggi, paesetti, anche molto lontani dal magazzino. Very often people going by Amazon bus in one way, 2 hours, and even more to home by home transport. Per molti appunto usano, vanno a lavorare, ci mettono 2 ore con gli autobus per andare al lavoro, insomma è poi lo stesso per tornare a casa. Amazon use this, so in this small villages and small towns, very often are no job or are jobs with less payment like Amazon. E Amazon utilizza questo perché appunto va a prendersi la gente nei paesi dove c'è poco lavoro e i lavori che ci sono addirittura pagati ancora peggio di quello di Amazon. And we have like we have 10-hour shifts, so we spend in a warehouse about 11 hours. So some people more than 4 hours for transport, so it's very important. Noi andiamo a lavorare turni da 10 ore, quindi passiamo praticamente 11 ore in magazzino e ci sono appunto queste persone che hanno altre 4 ore di trasporto per andare a venire. And of course for us like unionists, this time which people spend for transport are like working time because the people can doing nothing different things, just spend this for Amazon too. E per noi del sindacato di base ovviamente noi vogliamo che questo sia considerato tempo di lavoro perché durante queste ore di viaggio loro sono lì e non possono fare nient'altro. So we want so this time, we think so this time should be payment and you want so be payment too. E per questo stiamo chiedendo che appunto questo tempo sia comunque retribuito. Yeah, and another kind of migration is of course migration from outside, so it's some of this 1.5 million Ukrainian people who work in Poland working in Amazon too. E l'altro tipo di migrazione è quella invece della migrazione dall'esterno e di questi si è parlato anche prima, questo 1.5 milioni di migranti dall'Ucraina, ce ne sono moltissimi che lavorano in Poland. Most like I say it's most of people who are from East in Amazon are Ukrainian people. Some Belarusian, but this number is still increased. Sì, la maggior parte sono dell'est, soprattutto ucraini e ci sono anche della Bielorussia, ancora pochi ma in crescita. And it's very important thing for our union and me too personally because I was one of these 2 million Polish people who was abroad in West Europe working and I worked in 7 years in Ireland, so it's important. E questo appunto io ho vissuto anche l'esperienza di immigrazione, dell'emigrazione, nel senso che 2 persone appunto dalla Polonia vivono all'estero e anche lui ha vissuto diversi anni in Irlanda. And very important is so trade Ukrainian, Belarusian and other people, the same like Polish workers and so we speak with another colleagues, so it's, of course they should be trained the same and we start make reflects by Ukraine. E ovviamente una delle nostre richieste è che questi migranti devono avere lo stesso trattamento dei lavoratori polacchi e quindi abbiamo iniziato a parlare con loro, abbiamo iniziato a fare volantini in lingua ucraina. Yeah, but anyway, it's a lot of these Ukrainian people speak very well Polish, so it's, we can speak fluently with them. E comunque sì, molti parlano molto bene polacco, per cui possiamo anche parlare direttamente con loro. Yeah, and third, like MK said, third kind of migration I have in Amazon, it's, I can call this work migration. Because actually we don't working for Polish market, we're working mostly for German market. E un'altra cosa, un altro tipo di migrazione che c'è, quello che io chiamo la migrazione del lavoro, perché in realtà noi lavoriamo in Amazon, in realtà non lavoriamo per la Polonia, ma per il mercato tedesco. And it's most things which we like send to Germany, they coming
from Germany. Actually, mostly it was produced in China, but coming to Poland from Germany, and we sent this back to Germany. E moltissime delle cose che noi mandiamo in Germania in realtà ci arrivano dalla Germania, anche se in realtà sono state prodotte in Cina, vanno a finire in Germania, vengono da noi e poi le rimandiamo in Germania. Yeah, and this coming to Poland by trucks, and we send this by trucks, so it is a very big influence for climate. E ovviamente tutto questo movimento si svolge con i camion, con i tir, e questo ovviamente potete immaginare che abbia un grosso impatto sulla questione climatica. So, and this is like new things in our struggle, our union struggle. So it's, but we want to make this our struggle wider about this climate change subject too. Sì, questa per loro è una questione relativamente nuova, ma noi come sindacato di base vogliamo appunto allargare la nostra lotta anche su questi temi. We met like months ago with American and we want to make more conscious for Amazon workers about this subject. Alcuni mesi fa ci siamo incontrati con le compagne americane appunto e vogliamo appunto incentivare il nostro lavoro rispetto ad Amazon, rispetto a questi temi. And we have our Amazon our union for Amazon workers newspaper, and I hope in next issues will be a small article about this, so Amazon using more plastics at the time. E noi appunto stiamo preparando un articolo per il giornale che abbiamo appunto del sindacato di base, dove vogliamo proprio affrontare la questione del ruolo di Amazon nell'aumento dell'uso della plastica. And I hope so. Another next will be article about climate and this what Amazon doing about solid fuels. E l'altra cosa, stiamo preparando un altro sul ruolo che ha Amazon rispetto a cosa fa rispetto ai cambiamenti climatici e al suo ruolo nell'utilizzo del combustibile fossile. And of course, like say Syria before, it's our enemy. It's an international company, so this meaning so we have to be organized international, and we of course meet regularly two times in the year another colleagues from another countries to make our struggles international too and coordinate, so we meet of course French colleagues, German colleagues and Spanish colleagues, I hope will be soon Italian colleagues, of course, and American colleagues. E come ha detto Sylvain, appunto, il nostro nemico sono le corporation internazionali e quindi anche noi dobbiamo portare avanti delle lotte a livello internazionale. Per questo ci dobbiamo coordinare e incontrarci regolarmente, almeno due volte all'anno, appunto come anche stiamo facendo, come diceva Sylvain, con i compagni dalla Francia, dalla Germania, America, eccetera, insomma, e tutti, perché questa deve essere una